Illegalità, pregiudizio, usura, gioco d'azzardo, condotte pericolose. Temi diversi, ma che parlano lo stesso linguaggio, il linguaggio della dipendenza. Molti modi per affrontare e comprendere queste tematiche così impattanti sul tessuto sociale contemporaneo. Alcune di queste vere e proprie piaghe sociali, come la dipendenza patologica da gioco d'azzardo. Un bel modo per diffondere la cultura della legalità e sconfiggere il ghetto della diversità è la staffetta della legalità. Iniziativa che l'IRS Aurora, cooperativa sociale che si occupa di marginalità sociali, ha predisposto per la giornata di oggi. Allora, oggi organizziamo la quarta staffetta della legalità all'interno della primavera della legalità, un modo per riflettere con i ragazzi su la legalità o l'illegalità, i messaggi a volte negativi sulla quale dobbiamo riflettere, che ci arrivano da più parti, sulla mancanza di futuro, sul fatto che vivere in un certo modo nella trasgressione è più interessante, che la diversità è il pericolo. Ecco, su queste cose qua vogliamo riflettere in modo un po' diverso con i ragazzi in questa giornata. Dopo essersi registrati e indossato le magliette bianche, i partecipanti iniziano la camminata. Il testimone è una pergamena che è simbolo di continuità e collettivo. Le tappe della staffetta sono state le cooperative I Talenti, Itaca, Fuori Tempo e IRS Aurora. In ogni luogo, gazebi e presentazioni delle attività. Poi tutti insieme, ognuno scriverà sulla propria maglietta bianca il messaggio della staffetta 2017. La diversità è uguale per tutti. Allora,